Bene, queste informazioni, voi sapete mettere i tubi, sapete scegliere il materiale, sapete la planimetricamente come sono disposti. Per costruire le equazioni dovete distinguere le portate sui nodi, ma anche questo lo fate semplicemente. Ci sono due nodi che uniscono un tratto, metà del consumo del tratto lo attribuite a un nodo e l'altra metà lo attribuite all'altro nodo. Queste sono tutte le informazioni che dovete dare. A questo punto potete far girare il sistema di equazioni. Supponiamo che voi abbiate il soluttore delle equazioni. A questo punto i diametri li avete assegnati, quello che vi resta da calcolare sono le portate e i carichi piezometrici. Cosa dovete verificare? Dovete verificare che le portate di cui ciascuno ha bisogno giungano a buon fine. Dovete verificare che nei punti, in particolare nei nodi in cui calcolate i carichi piezometrici, questi carichi siano compresi tra 15 metri, non sono più alti 15 metri e non vadano sopra, se ci aggiungiamo 30 metri, 45 metri durante la notte quando nessuno funziona. Dovete fare una verifica in condizioni di punta, cioè nelle ore di massimo consumo, per verificare che tutti abbiano l'acqua che gli è necessaria. Dovete fare la verifica delle ore di minimo consumo per verificare che la piezometrica non sia troppo alta. Dopodiché potete fare appunto altre due verifiche. Una è la verifica antincendio, su cui entro tra poco, e l'altra è una verifica a rottura. Voi avete una rete a maglie, evidentemente se voi rompete o pensate di chiudere una parte della rete per manutenzione, dovete verificare che almeno per l'80% del carico il resto della rete funzioni correttamente, ridistribuendosi nell'altra direzione. Ok, tutte cose che poi vi potete fare sono scritte in modo tale da potersi rileggere, quindi ve le leggete. Vi ricordo come è fatta l'equazione di conservazione dell'energia. Nell'equazione di conservazione dell'energia compare questa matrice diagonale che rappresenta la perdita di carico lungo i tratti. E abbiamo detto che queste sono le equazioni. La prima in alto è l'equazione di conservazione della massa ai nodi, l'altra sotto è l'equazione di conservazione dell'energia, quella sotto è non lineare. Di per sé la domanda che io sicuramente vi farò, quali sono le equazioni, e lo farò almeno a metà di voi, quali sono le equazioni che reggono una rete di distribuzione? Queste sono le due equazioni che poi dovete però andare a specificare cosa contengono. Diciamo che questo è il numero di equazioni. Quante sono queste equazioni? N più T. In quante incognite? N più T se abbiamo fissato i diametri. 2N più T se non abbiamo fissato i diametri, ma allora devo fissare per esempio alcune delle portate o alcuni dei carichi piezometrici. Come faccio a fissare i carichi piezometrici? Beh, i carichi piezometrici li fisso mettendo dei serbatoi che hanno una quota fissa o di cui posso trascurare l'oscillazione, per esempio giornaliera. Sono n più t equazioni. In realtà noi potremmo anche non risolvere tutte queste n più t equazioni, perché quello che potremmo fare è osservare che potremmo anche ridurre il sistema in un sistema da n più t equazioni, n più i tratti, a n più m equazioni, dove m è il numero di maglie.
e risolvere e osservare che in quel caso comunque siamo in grado di risolvere le equazioni. Per poter scrivere le equazioni, cioè scrivo tante equazioni quanti sono le maglie, più tante equazioni quanto sono i nodi. Perché abbiamo c'è un fatto interessante, cioè lungo la maglia il carico, la somma delle perdite di carico è zero. Se noi abbiamo una maglia chiusa, il numero di perdite di carico lungo la maglia chiusa sono zero. Se ci uniamo in quattro e noi c'è un potenziale, tra noi il potenziale è per definizione una funzione del solo luogo e il carico piezometrico è un potenziale, dipende solo dal luogo. Se io ho una maglia, faccio un giro attorno alla maglia, la differenza delle quote di potenziale è zero. Questo mi permette di ridurre le equazioni. Come faccio dal punto di vista della scrittura delle equazioni? Devo introdurre le cosiddette matrici di coefficienti di maglia. In particolare BKL è una matrice che è 1 se il tronco L' è attaccato alla maglia K'. Ed è però come? In una certa direzione, vediamo se l'ho disegnata qua. E qui rende questa maglia o questa faccia, se vogliamo, è costituita da quattro tratti. I tratti 1, 6, 5 e qui sarà stato 4, ma è scomparso. Come vedete ci sono un trattino. Allora io ho il mio insieme di tratti, devo sapere quali tratti corrisponde a quale maglia, la maglia 1. Allora mi chiedo, per la maglia 1 gli unici elementi di questa matrice di maglia diversa da 0 saranno quali? Gli elementi 1, 1, 1, 6, 1, 5 e 1, 4. Tutti gli altri elementi sono 0. Come vedete qui ho scelto una direzione che posso definire in questo caso direzione oraria, perché la sto guardando da questa direzione, questo è tutto su un piano. Ho scelto una direzione oraria. Questa direzione non è necessariamente concorde con la direzione dei tratti. Vi ricordate che per fare certe operazioni sui tratti io avevo scelto una direzione arbitraria sui tratti. Anche questa direzione di maglia è arbitraria. In realtà questa operazione è un'operazione di orientamento della maglia. Secondo la regola della mano destra, per esempio, questa maglia potrebbe essere rappresentata da un vettore ortogonale al piano nella direzione che esce verso di voi, nel verso che esce verso di voi. Avrei potuto scegliere la direzione apposta. Anche questa sia le direzioni sui tratti che la direzione sulla maglia sono arbitrarie. Allora, metto un più nel il segno della, diciamo, c'ho questa matrice che dice che 1, 1 è diverso da 0. Sarà più 1 se il verso di maglia coincide con il verso del tratto. In questo caso è 1. Però anche 1, 5 è 1. Beta 1, 5 è 1. Perché il verso del tratto coincide con il verso che ho scelto per la maglia. 1, 6 invece è meno 1, perché il verso della maglia è
nella direzione opposta dal verso che avevo scelto nel tratto. Ciascuna di queste indicazioni, ripeto, non ha nulla a che fare con la direzione delle portate che io poi otterrò, ma mi serve per stabilire una direzione relativa, per cui se ottengo più, la direzione è nel verso del tratto, se ottengo meno è nell'altra direzione. Per esempio, era 7 il numero che era scomparso qui, non 4. Queste sono due maglie adiacenti in cui ho scelto la direzione della maglia, ho scelto la direzione dei tratti, e questa è la matrice delle maglie, che ha due maglie e complessivamente ci sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tratti. Allora posso applicare questa matrice, sostituire l'equazione di dissipazione dell'energia che scrivevo prima sui tratti, l'equazione di dissipazione dell'energia sulle maglie. E basta applicare l'equazione dell'energia che avevo scritto prima, la matrice B sulla sinistra. Questa era la matrice di conservazione dell'energia per i tratti, messa B da B davanti, o l'equazione dell'energia per le maglie, che scritta esplicitamente contiene sia la beta, che è la matrice di incidenza delle maglie, sia la A e le J, che è la matrice di incidenza che connette i nodi ai tratti. Allora, per un problema di verifica, voi potrete sia scrivere le equazioni sui tratti che vi ho messo prima, sia anche le equazioni sulle maglie che ho messo qui. E in passato questa scrittura era ovviamente favorita, perché non c'erano mezzi di calcolo molto potenti, questo diminuiva di molto il numero di equazioni da risolvere. No, mentre le altre soluzioni poi erano ricostruite all'introso da queste su tutti i tratti, considerando appunto il fatto che su una maglia le somme delle perdite di carico è zero. Supponiamo dunque che voi abbiate questo sistema, e ve l'ho detto l'altra volta, voi dobbiate risolverlo e non abbiate nessun altro mezzo che le vostre mani, che della carta e della penna. Beh, potete scrivere le equazioni in questo tipo, per esempio questo metodo, si chiama metodo di Charles e Wood. Quel delta è normalmente contiene una portata. Facciamo una prima iterazione, però in quel delta mettiamo tutte le portate uguali a 1. E vedete che in alto ho messo un punto e virgola 1 per dire che questa è la soluzione di prima iterazione. Se io metto in tutti i Q uguali a 1 in questa matrice, le equazioni sopra non sono più equazioni non lineari, sono le equazioni lineari, e io le so risolvere esattamente. A questo punto ho una prima ipotesi di che cosa sono i valori delle portate. A questo punto itero il mio sistema. Ho questa mia prima soluzione di portate che ho chiamato Q1, Q1 punto e virgola in alto 1 e così via. Cosa posso fare? Posso andare a ricostruirmi la matrice delta di primo tentativo, che vedete scritta qui. La matrice delta di primo tentativo questa volta non ha più la portata uguale a Q1 come nel passaggio precedente, ma ha la portata pari a questi valori che ho ottenuto nella prima iterazione. Non sono variabili del problema, perché quello lì è un termine, diciamo, noto. Quindi l'equazione, una volta che io ho fatto questa sostituzione, rimane lineare. E
posso risolvere di nuovo e ottengo delle portate Q2 che vado di nuovo a sostituire nel sistema, ottenendo così via una soluzione iterativa. Iterare è bello se poi ci si ferma in qualche momento. Quando ci fermiamo in queste iterazioni? In queste iterazioni ci fermiamo all'iterazione S quando la differenza di questa colonna di portate che io ottengo meno la differenza all'iterazione precedente, eccola qua, diviso il modulo della, il modulo diviso la portata, la soluzione delle portate all'iterazione S è minore di un certo epsilon, sommata su tutte le portate. È un criterio relativo. Per quale motivo? Perché in alcuni casi della rete io ho delle portate prossime allo zero, in alcune situazioni io posso avere portate all'interno della rete che sono molto piccole. In ogni caso, perché io fornisco tutti gli utenti, ma non voglio dare acqua in sovrabbondanza. Per esempio, l'utente che sta in fondo là, che sta in fondo là, sarebbe dal punto di vista della fornitura di portata, se la sorgente sta dalla mia parte, lui sarebbe un utente sfortunato, nel senso che lui arriva l'acqua che rimane dal consumo di tutti gli altri, indipendentemente dal fatto che poi qui dentro ci siano delle reti, ci sia solo un albero. L'utente più lontano riceve una piccola portata. Siccome io calcolo la portata giusto per soddisfare il fabbisogno, a lui arriva solo la sua portata, e quando la vede tutta non c'è nessuna portata. E quindi quel termine QIS-QIS-1 per l'ultimo utente più lontano, chiamiamolo così, questo generico utente lontano, è molto piccola, sarebbe minore di epsilon, e quindi la devo dividere per la portata medesima. E si può fare la matrice di incidenza. Le matrici di incidenza sono una cosa bella perché consentono di scrivere le equazioni in maniera elegante, ma nello stesso tempo una cosa che non si usa mai quando si vanno a fare i calcoli, perché tutta la matrice è fatta di zeri come questa, e quindi spreco un sacco di spazio per mettere dentro delle informazioni che non mi servono. Quindi normalmente non si usano mai le matrici di incidenza quando si vanno a fare i calcoli, si usano delle forme compatte per queste matrici, ad esempio in cui semplicemente dico A11 è uguale a 1, per esempio, per dire, no? E alla fine, ecco, qui quello che ho fatto, ho scritto la matrice, però qui per fare l'esempio ho scritto la matrice di incidenza, ho scritto la matrice delle due maglie che avevamo ottenuto prima, e rifate questi calcoli per verificare se io ho fatto giusto o ho fatto sbagliato. Almeno una volta in vita questo calcolo lo dovete fare, due volte forse è troppo, ma una lo dovete fare. E alla fine andate a considerare le equazioni che vengono. Per esempio, il sistema di conservazione delle masse ai nodi, in questo caso, ecco, come vedete, è questo sistema che poi è molto semplice. Ma così è scritto in forma esplicita, mentre prima l'avevo scritto in forma implicita. La conservazione dell'energia, in questo caso, che ho scritto per tutti i tratti, dando per non sbagliare, è questa. E il sistema è ben determinato. Se invece uso il problema delle maglie, le equazioni diventano, come vedete, queste che vedete qui, dove B1, B2, B3, B4, B5, B6 sono i segni più o meno 1 che corrispondono alle portate. Pausa.
pausa e proprio anche cambiamo mestiere.